Di nuovo assieme, seconda parte di Marche d'Eccellenza, da vedere altri quattro incontri. Il primo, quello che riguarda l'affermazione molto larga nel punteggio, Fabriano Cerreto che passa per 5-1 sul campo della Forsempronese, il servizio confezionato da Marco Spadola e Fabio Turiani. Il Fossombrone vuole rialzarsi dopo i due KO che hanno messo fine alla striscia positiva che durava da novembre. Sulla sua strada il Fabriano Cerreto, secondo della classe, determinato a non perdere terreno dalla capolista Civitanovese e ad allungare sulle inseguitrici. I Metaurenzi senza Tonucci schierano Rosati in mezzo davanti Cecchini con Simone Pagliari e Battisti. Tre punte per gli ospiti Francioni, Piergallini e Martellucci. Parte forte il Fossombrone, al primo la retroguardia avversaria sbroglia una situazione intricata. Risposta di Bartoli, il tiro finisce alto. Il Fabriano subito dopo passa, cross di Martellucci, difesa addormentata e Piergallini in sacca. Reazione immediata dei padroni di casa, destro di Rosati, para Spitoni. Gli ospiti sul ribaltamento di fronte raddoppiano. Martellucci semina il panico al limite dell'area e spara, trafiggendo Mumuni. 1-2 da squadra cinica, quello del team guidato da Spuri Forotti. E al 20° arriva il tris. Punizione di Bartoli, errore del portiere e palla dentro. Fossombrone in grave difficoltà. Poco prima della mezz'ora il poker è servito, discesa di Aquila, assist per Piergallini che anticipa tutti e firma il 4-0. Non c'è partita, la seconda in classifica ogni volta che attacca si rende pericolosa, il Fossombrone è in stato confusionale. Nella ripresa stessa musica fin dall'avvio, dopo appena 4 minuti il Fabriano si porta sul 5-0, gol di Francioni di testa, ben pescato da Piergallini. Il Fossombrone ci prova con una punizione dal limite di Bartoli, ribattuta dal portiere. Subito dopo il gol. A segnarlo Palazzi su assist di Battisti. I Metaurenzi più determinati ci mettono orgoglio facendosi apprezzare per qualche bella manovra, scarsa però l'incisività davanti. Il match non offre più niente, il Fabriano non affonda e controlla agevolmente. I ragazzi di Mariotti regalano qualche folata senza però impensierire la retroguardia ospite. Dopo 2 minuti di recupero si chiude una sfida a senso unico, dominata dal Fabriano Cerreto che con questi 3 punti rafforza il secondo posto. Per il Fossombrone terza sconfitta di fila e classifica che inizia davvero a preoccupare. Partiamo dai numeri, il Fabriano in anella, la quinta vittoria consecutiva, 6 se aggiungiamo anche l'affermazione in Coppa Italia, dall'altra parte la Forsempronese dopo aver fatto una grande risalita in cappa nel terzo stop di fila. Sintesi della partita di oggi probabilmente. Ma anche del periodo del Fabriano che sicuramente dopo aver vinto la Coppa è cresciuto tantissimo e qui va dato atto all'allenatore soprattutto e anche alla società. Perché sai, quando magari vinci una coppa ci può essere, soprattutto nei dilettanti, un appagamento mentale. In questo caso invece è l'esatto contrario. Sta facendo tanti gol, sta creando molte palle gol. Diciamo che oggi è la squadra più in forma del campionato e sono davvero soddisfatto, cioè sono positivamente, guardo con grande attenzione questa squadra perché più volte ti interrompo, insomma eravamo stati anche un po', non dico critici, ma insomma avevamo rilevato il fatto di una squadra che si accontentava, adesso insomma nelle ultime 2 partite ha realizzato 9 gol. È giusto che dica questo, non sto il primo a essere critico e invece devo dire che adesso ha cambiato un po' l'atteggiamento e mi fa molto piacere. Dall'altra parte devo dire che non si può
non si possono regalare due gol di quel genere a una squadra come il Fabriano, e poi quel gol, il secondo gol, è stato veramente da incorniciare, un gran bel gol, comunque ha meritato nettamente. Spero per i locali che non facciano drammi per una sconfitta del genere, perché ripeto, per salvarti occorre molto molto equilibrio. Ed ora il parere dei due allenatori, nell'ordine Nicola Spuri Forotti del Fabriano Cerreto e Gastone Mariotti della Forza Impronese. Le nostre uve crescono nutrite dalla brezza del mare Adriatico. Protette dai Monti Gemelli. Così diventano nettare di piacere che conquistano i sensi. Biagi, i veri intenditori non bevono vino, degustano segreti. Mister Spuri Forotti del Fabriano Cerreto, 5 gol, prestazione autoritaria, direi quasi perfetta. Sì, abbiamo fatto sicuramente una bella partita, gran bella partita, e stiamo in un momento probabilmente buono anche come condizione. Anche domenica al Coridonia, benché, ripeto, erano abbastanza giovani eccetera, comunque è la testa quello che conta secondo me, per cui abbiamo fatto due partite con l'approccio giustissimo, e quando ti assiste anche la condizione sembra che tutto venga più facile. State attraversando, come diceva, un ottimo periodo di forma, i risultati arrivano, un'altra vittoria e il secondo posto con questi tre punti che, insomma, lo rafforzate in chiave playoff. Beh sì, sicuramente è un'ottima vittoria anche in chiave punti, perché avendo perso il Tolentino ieri siamo a più 9, per cui ci fa stare più tranquilli anche per il campionato, anche perché adesso andiamo a iniziare gli scontri con il Ventinella per la Coppa Italia e ci serve anche la tranquillità quella. Mister Mariotti del Fossombrone, analizziamo un KO molto molto pesante, sembra quasi che non siete entrati in campo. Brutta sconfitta, venivamo da due risultati negativi, avevamo preparato la partita in un'altra maniera, volevamo affrontare la seconda in classifica con un altro piglio, avevamo preparato secondo me tutta la settimana sui dettagli, su tutto, perché per affrontare una squadra così forte devi essere sempre attento. E niente, eravamo partiti a prima azione buona, detto, e poi probabilmente siamo trovati sotto in un batter d'occhio di 3-0, quindi la partita è completamente finita e loro in questo momento sono stati molto molto superiori a noi, troppo. È il terzo KO consecutivo che ha interrotto una striscia di risultati utili che durava da metà novembre. Cosa succede al Fossombrone? Cosa succede al Fossombrone? Non lo so, succede che in questo momento non si sta girando per niente bene. Questa è una sconfitta non uguale a quelle delle altre due. Nella due c'era stata anche una reazione, avevamo cercato anche di fare la partita sia a Chiaravalle che a Senigallia al secondo tempo, abbiamo sfiorato il pareggio in tutte e due le partite. Qui, vabbè, questo è incommentabile, il risultato parla da solo. Cosa sta succedendo? È difficile dire, in questo momento siamo molto un pochino stanchi. Il fatto di aver recuperato tanti punti, aver fatto quella striscia positiva, ci ha consumato sicuramente energie sia fisiche che mentali. Adesso io personalmente non mi sono esaltato assolutamente prima quanto le cose andavano bene, non mi butto giù assolutamente in questo momento, è solo che adesso dobbiamo lavorare più sul discorso tattico, sulla mentalità dei giocatori, e io e i miei collaboratori dobbiamo essere bravi anche questo. In questo momento i ragazzi hanno bisogno di tirarsi su, hanno bisogno di morale e di riprovare a ricominciare a preparare la partita da martedì, quella di Pergola. Entrambi gli allenatori nelle dichiarazioni post gara parlano di aspetto mentale. Mariotti dice: adesso dobbiamo tirarci su dal punto di vista morale ma anche tattico. Dall'altra parte Spuri Forotti dice: adesso con la testa siamo molto tranquilli. L'aspetto mentale è fondamentale, mi viene da ridere per un episodio accaduto qualche anno fa, però sarebbe troppo lungo da raccontare. Comunque sì, l'aspetto mentale è davvero, davvero importante. Anni fa si sottovalutava, oggi tutti puntano su questo argomento. Personalmente condivido le due analisi, anche se opposte, sia dall'una che dall'altra parte. Merito alla squadra del Fabriano che
comunque nonostante questi impegni, che sta facendo davvero molto molto bene. Dall'altra parte l'allenatore ha ribadito che in settimana si è messo lui in discussione, e questo gli fa sicuramente onore. Deve essere bravo molto lui e i suoi collaboratori affinché i suoi ragazzi capiscano che un momento delicato ci può essere, ma se ne può anche uscire fuori. Altra vittoria larga che matura sul campo, questa l'affermazione 4-1 dell'Atletico Gallo nel derby con la Pergolese, servizio di Gianluca Vichi e Alessandro Uguccioni. Dottor J, settimanale di informazione e prevenzione sanitaria, in collaborazione con il gruppo medico d'archivio. Tutti i giovedì. Tre punti pesanti in palio tra Atletico Gallo col Bordolo, che deve tirarsi fuori dalla zona calda della classifica, e la Pergolese, che dopo aver asfaltato la Biagio Nazaro tra le mura amica cerca di consolidare la quinta posizione. Al secondo minuto si fa vedere la Pergolese con Cinotti, ma la sua conclusione dalla lunga distanza è facile preda di Baccaglia. Al 14esimo, prima conclusione per i locali con Calvaresi, che dai 25 metri calcia sopra la traversa. Al 24esimo Paolo Edoardo, pennella per Calvaresi, che di testa fa sponda per Feduzzi, ma il centroavanti Gallerino non realizza. Al 26esimo l'Atletico si porta in vantaggio con uno strepitoso gol di Paoli Thomas, che da distanza siderale spedisce sotto il set. Al 28esimo Calvaresi raddoppia con un tiro preciso dallo spigolo dell'area di rigore, che coglie il palo e poi si insacca alle spalle di Latini. Al 39esimo Calvaresi vede Vegliò, che da buona posizione calcia di poco alto sopra la traversa. Nella ripresa è un monologo della squadra di casa, che approfittando anche dell'inferiorità numerica ospite domina l'incontro. Al sesto Righi cavalca sulla fascia, fa partire uno spiovente che nessun compagno di squadra è lesto a raccogliere. Al nono un Paoli Thomas in grandissima giornata, serve sul piatto d'argento l'assist per Vegliò, che da due passi c'entra la traversa. Al decimo i locali chiudono l'incontro con un altro capolavoro di Paoli Thomas, che con un destro a giro trafigge l'incolpevole Latini. Al 19esimo è ancora Vegliò a sbagliare clamorosamente l'opportunità del poker su un cross fantastico di Ferrini. Al 27esimo Calvaresi allarga per Vegliò, che mette in mezzo, Latini respinge, ma Feduzzi sciupa una nitida occasione. Al 31esimo altra occasione colossale per la squadra di casa con Calvaresi, che da posizione favorevole tira addosso a Baccaglia. Al 32esimo contropiede veloce della Pergolese, spinto da Bucefalo, che fallisce davanti a Baccaglia, ma sulla ribattuta Cinotti realizza il gol della bandiera. Al 35esimo Vegliò, servito in profondità, si presenta davanti a Latini, ma ancora una volta non è freddo e mette a lato. Al 42esimo ennesima occasione per l'Atletico, Calvaresi recupera sulla tre quarti, vede Feduzzi che a tu per tu con Latini si divora il secondo sigillo della stagione. Al 46esimo Vegliò, protagonista di una splendida giocata individuale, mette Inesi davanti a Latini, che non sbaglia, segnando il primo gol stagionale. Tre punti fondamentali per i locali, che disputano un incontro perfetto dovuto ad una grande fluidità offensiva ed una grande organizzazione tattica. Il Gallo segna 4 gol, ma avrebbe potuti segnare molti di più viste le occasioni. Poi due gol di Paoli, insomma, il primo ma anche il secondo, insomma, sicuramente meritano citazioni in questa sequenza. Paolo è un giocatore molto molto forte, lo ricordo la Vispesaro, un giocatore davvero importante per questa categoria. Però stavo guardando molto l'atteggiamento della Pergolese, che non dimentichiamo la scorsa domenica ha vinto dopo un momento particolare, e ricordo perfettamente che l'allenatore non era molto soddisfatto
dell'atteggiamento della prima squadra che sotto il profilo mentale non lo aveva gratificato. Quando questo avviene troppo spesso c'è qualcosa che in questo momento non funziona. Ho visto dei gol che non sono da pergolese, tra virgolette, perché questa squadra da sempre ha dimostrato di avere un giusto atteggiamento quando c'è con la testa. Sono curioso di sentire le dichiarazioni del proprio allenatore. E lo ascoltiamo subito, prima Massimiliano Guiducci della Pergolese e poi Pierangelo Fulgini dell'Atletico Gallo. Mister Guiducci, eravate venuti al Gallo per consolidare il quinto posto in campionato, ma davanti avete trovato un Gallo in giornata di grazia. Cosa pensa della partita condotta dalla sua squadra? Ma eravamo partiti abbastanza bene, tenevamo bene il campo, eravamo aggressivi, purtroppo loro hanno fatto un Eurogol, al secondo abbiamo peccato un po' di cattiveria in area, su un batti e ribatti siamo stati poco aggressivi, poi dopo la partita è andata via con l'espulsione, siamo arrivati diciamo alla fine in un uomo in meno, hanno meritato la vittoria, è giusto che sia così. Mister Fulgini, prestazione pressoché perfetta, fluidità offensiva notevole e organizzazione tattica straordinaria. È una vittoria che serviva assolutamente. Come valuta la prestazione dei suoi ragazzi? Beh, il risultato già lo dice, poi chi ha visto la partita non è un risultato che inganna, anzi è un risultato che va anche stretto. Viste le occasioni da gol che abbiamo avuto, abbiamo sprecato tantissimo, questo comincia a essere non più un pregio ma un piccolo difetto, il pregio che creiamo tanto, il difetto che di quello che creiamo concretizziamo neanche un decimo, però cosa devo dire, la squadra come sottolineato ha fatto una partita eccellente in tutte e due le fasi, in fase difensiva, in fase offensiva creando tanto, in fase difensiva, ecco, se c'è da fare un piccolo rimprovero è come abbiamo subito il gol in quel momento con l'avversario un in meno, non si doveva prendere in contropiede un gol del genere, questo mi ha fatto un po' arrabbiare, 5 minuti mi ha alterato un pochino perché mi dispiaceva per ragazzi che non meritavano che prendeva gol e non volevo, si devono abituare a non prendere gol, però poi dopo abbiamo fatto anche il quarto gol, ripeto, una gran bella prestazione in una partita che era veramente fondamentale per il nostro obiettivo. Fulgini è un po' perfezionista anche sul gol subito, d'altra parte Guiducci di poche parole. Sì, si è scartato da solo, no, ha glissato il problema, non ne ha parlato, anche perché sarebbe stato secondo me ripetitivo in funzione di quello che ha detto 2 settimane fa, perché ricordo perfettamente cosa disse e questa volta non l'ha fatto perché altrimenti ripetersi poi potrebbe essere un problema, almeno sicuramente alla TV. Credo che in settimana però avrà modo di rivedere e soprattutto bacchettare i suoi giocatori, perché al di là dei meriti della squadra locale, che sicuramente ci sono tutti e l'allenatore locale lo ha rimarcato, ma quando una squadra come la Pergolese subisce 5 gol è vero che tu puoi giocare bene ma dall'altra parte puoi concedere anche troppo, e così come è stato oggi. Torna al successo interno il Montegiorgio che supera per 2-1 la Vigor Senigallia, il servizio di Mario Sposetti e Pierpaolo Righi. Artigiani e piccole imprese. L'Italia che sostiene l'Italia. CNA e l'imprese. Valore d'insieme. Il successo sorride ai rossoblù locali del Montegiorgio, quest'oggi maglia bianca per dovere di ospitalità, contro i rossoblù della Vigor Senigallia. 3 punti che permettono ai padroni di casa di avvicinarsi alla zona playoff. Nulla da fare invece per gli ospiti, che forse hanno il rammarico di aver iniziato ad insidiare con costanza i padroni di casa solo nel momento del doppio svantaggio e che rimangono così fermi al penultimo posto in classifica. Gara condizionata dagli episodi positivi per i locali, non altrettanto per gli ospiti.
confermata la regola del gol mangiato e gol subito. Di certo, comunque, così come si era messa la gara, se alla fine gli ospiti avessero portato a casa un punto, non c'era proprio da gridare allo scandalo. Il medesimo schema tattico per i due allenatori, 4-4-2 per entrambi, con mister Fenucci che apporta qualche variazione rispetto alle gare precedenti. Fabi Cannella sistemato come quarto di difesa sulla sinistra al posto di Bartolucci. Non al meglio ancora Albanesi, in avanti Marco Aldi fa coppia con Ruzier. Mister Mancini manda in campo dal primo minuto ben 4 under per poi salire a 5 ad inizio di ripresa. Quarto d'ora della gara senza alcun sussulto. Al 15° Fabi Cannella sventaglia per Ruzier, con i piedi ferma Tonelli, continua a giocare e alla fine Tidian va a colpire il palo della porta a portiere ospite battuto. Al minuto 18° servito da Ruzier, Bracciotti prova una forte conclusione con un ventente che però risulta centrale e Tonelli riesce in qualche maniera a deviare in angolo. Alla mezz'ora Puerini scatta sul filo del fuorigioco, entra in aria, va a cercare l'angolino basso, Giovagnoli c'è e con un colpo di reni riesce a deviare la sfera in angolo. Pericolosi gli ospiti al 43° del primo tempo, ancora hanno giocato a corale su sospetto fuorigioco di Gambelli, Puerini sale sul settore sinistro, serve al centro per Gorini che spreca l'occasionissima per il vantaggio ospite. All'occasione sprecata degli ospiti sul capovolgimento di fronte passano i locali, triangolazione tra l'ex scolano Ruzier e il bomber Marco Aldi e che al secondo toppo riesce a superare Tonelli 1-0 al termine della prima frazione di gioco. Al 12° del secondo tempo Gambelli di mestiere si libera di Toresi, forte la ciabattata, ma il numero uno locale salva il risultato. 12 minuti dopo, nuova amnesia locale in difesa. Toresi stoppa il pallone dentro l'area di rigore. Impropriamente Gambelli ringrazia per il pallone cedutogli, ma il suo diagonale di un nulla finisce al lato. Al 28° la gara sembra chiusa decisamente. Ruzier questa volta fa tutto da solo, trova l'angolino basso, non potente il suo tiro, ma preciso, e 2-0 per i padroni di casa. Gara finita, nemmeno a pensarci. Al 37° nemmeno 60 secondi dopo il suo ingresso, Brunori trova il tiro giusto e riesce a superare Giovagnoli, così gli ospiti accorciano le distanze. Al 41° ancora un lancio illuminante di Brunori per Puerini che insacca, ma l'arbitro su segnalazione del suo collaboratore annulla per la posizione di sospetto fuorigioco dell'attaccante autore del gol. All'ultimo sussulto ospite in pieno recupero al 47° Pianelli riceve palla, entra in aria defilato sulla sinistra, prova la conclusione che però si spegne sul fondo, triplice fischio finale e tutti negli spogliatoi per la meritata doccia. Vittoria importante quella del Monte Giorgio, ma la Vigor ha sciupato tanto. Sì, molto importante. Queste partite le devi vincere. Il Monte Giorgio l'ha vinta, anche se guardando le immagini credo che il Senigallia abbia tanto da recriminare. Ha creato diverse palle gol. Come sempre ho visto un ottimo portiere. Questo da sempre mi colpisce, questo ragazzo, perché fa degli ottimi interventi. Certo, quella palla gol sullo 0-0 sciupata in quella maniera, e poi sul ribaltamento di fronte, perdi la partita. E sicuramente Mancini avrà di che ridire, ma credo che anche Fenucci non sia molto soddisfatto. Bicchiere pieno, bicchiere vuoto. Sentiamoli, ascoltiamoli i due allenatori nelle interviste del post gara, nell'ordine Gianluca Fenucci e poi Antonello Mancini. Mister, tre punti importanti che fanno classifica in una partita che sembrava chiusa, ma poi però la Vigor l'ha riaperta. Ma la Vigor l'ha riaperta perché sa bene qual è il suo compito in questo campionato. Lottano, c'hanno anche delle buone idee sicuramente, poi indubbiamente sono una squadra giovane ma che ci hanno messo in difficoltà. Sapevamo che dovevamo fare la partita noi, abbiamo avuto praticamente sempre il pallino del gioco, abbiamo sfiorato gol in diverse occasioni. Potevamo sicuramente gestirla un po' meglio, gestirla non solo con un possesso palla sterile, ma
cercando di andare a fare il terzo gol. Non ci siamo riusciti, un po' per merito anche della Vigor, poi gli ultimi 10 minuti ci ha preso anche un po' il braccino e abbiamo anche un po' sofferto, però io credo che la vittoria sia legittima perché il Monte Giorgio ha meritato comunque di vincere questa partita, anche se alla Vigor vanno fatti i complimenti. Con vittoria legittima, senza nessun dubbio mister, ma da valutare positivamente la prova oggi del vostro portiere che è stato determinante su alcuni episodi. Ma sì, vabbè, Giovagnoli è un bravo portiere, magari come tutti i portieri anche di categorie superiori qualche problema su qualche palla alta ce lo può avere, però poi è un portiere d'affidabilità, un ragazzo molto serio, molto bravo tra i pali. È un lavoratore, quindi credo che abbia fatto appieno il suo compito, come praticamente fa sempre. Poi dopo qualche errore ci può stare. Oggi è stato bravo come in altre occasioni, però ripeto, credo che il Monte Giorgio ha meritato e di occasioni ne abbiamo avute parecchie. Dovevamo provare a chiuderla prima e soprattutto a non subire il gol della Vigor, perché è stata una occasione praticamente che gli abbiamo regalato noi, però va bene così, c'è sempre da imparare, proseguiamo, andiamo partita per partita, poi tireremo le somme alla fine. Allora, mister Mancini, una sconfitta che brucia gara condizionata dagli episodi, gol mangiato e gol subito, e forse lì poi è cambiato tutto. Sì, infatti è un peccato che anche oggi non raccogliamo punti, perché credo che abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo avuto un'occasione importante per andare in vantaggio, non l'abbiamo concretizzata, nel rovesciamento di fronte abbiamo preso gol, è successo poi anche nel secondo tempo, abbiamo avuto un'occasione enorme per far gol, non siamo riusciti a farlo, nell'azione dopo l'abbiamo subito. Bisogna dire bravi ai ragazzi, perché comunque anche sul 2-0 non si sono disuniti, abbiamo continuato ad attaccare, abbiamo trovato il gol, ne avevamo trovato un altro che non sappiamo se sia fuori gioco o meno, quindi anche se siamo rammaricati per la sconfitta, però siamo confortati da questa buona prestazione. Una prestazione buona quella dei suoi giocatori, ma soprattutto giocatori che sono venuti fuori alla distanza a testimoniare la buona condizione fisica. Sì, fortunatamente bisogna dire che i nostri ragazzi stanno bene. Qui poi siamo sempre a parlare di queste cose sui campi d'erba, facciamo tanta fatica, però rispetto all'andata riusciamo anche ad uscire fuori in questi campi qui, quindi abbiamo tanti elementi che ci fanno sperare per poter continuare questo campionato. Come le interpretiamo le considerazioni post gara dei due allenatori? Ma Fenucci, interpreto il suo commento come dicevo prima, era una partita delicata, perché vincerla significava, lui a volte ha parlato dell'ascensore verso l'alto, e quindi si aggancia in un treno importante, ma esce soprattutto una zona calda, almeno in questo momento. E dall'altra parte commento che l'allenatore per un attimo ha rimarcato un po' un atteggiamento della sua squadra, che pur creando molte palle gol non la butta dentro e poi lì perdi la partita. Ha citato giustamente una condizione atletica importante, ma questo ce lo sapevamo. Io penso che se la Vigor dovesse andare ai play-out sarà davvero dura incontrarla, perché è una squadra giovane, una squadra che non perde mai la testa e che sta sempre sul pezzo, al primo all'ultimo minuto. Ad oggi sono poche le partite che ha sbagliato. C'è un'ultima gara da vedere, l'affermazione casalinga 2-0 dell'Urbania contro il Trodica, il servizio confezionato da Eugenio Gulini e Moreno Garofoli. Gruppo Medico d'Archivio, diagnostica per immagini e ambulatorio medico specialistico, sedi a Giulianova e a Teramo. Dal comunale di Urbania Eugenio Gulini a commentare la seconda vittoria consecutiva in campo locale della Durantina Urbania. Quest'oggi c'è stata sofferenza nel primo tempo, e come diceva il mister Fucili, mentre nel secondo è uscita alla grande l'Urbania. Ricci e Sacchi la trionferanno, sono loro gli autori del gol, due bellissime reti. Ma anche la prestazione dell'Urbania va sottolineata soprattutto nei giovani.
non siamo abituati, come dicevamo anzitempo, a fare pagelle, però Barzotti, Rossi Nicola e anche Prisacaro nel secondo tempo hanno giostrato veramente alla grande. La partita, nel primo tempo bisogna sottolineare la palla gol del Trodica, fermata proprio sulla linea della porta da un grandissimo Rossi Nicola, un portiere giovanissimo che oggi non ha avuto nessun tipo di emotività di fronte a giocatori del Trodica veramente bravi, perché bisogna anche dire che la squadra avversaria è stata una delle più belle realtà viste in Urbania, almeno in questo scorcio di campionato. E al 41esimo anche Pagliardini riesce a liberarsi sulla sinistra, tira in diagonale, la sua palla va a carezzare il palo. Nel secondo tempo l'Urbania va subito in rete con Ricci, liberato da Monsif, il gol è veramente da Serie A, bravissimo il nostro Pannocchia, il vichingo dell'Urbania. Poi ci prova il Trodica a pareggiare le sorti, ma la difesa dell'Urbania regge. Secondo contropiede, seconda rete. Questa volta a servire Sacchi sul piatto d'argento e Pagliardini. 2-0. C'è l'episodio del rigore al 48esimo del secondo tempo, quando Prisacaro per liberare prende la gamba di un avversario. Dischetto va dell'Aquila e Rossi Nicola si supera. Grandissima parata e 2-0 per l'Urbania. Due squadre a confronto, due momenti diversi. L'Urbania si sta tirando fuori da una situazione difficile e buio nero ancora per il Trodica. Ma guarda, il Trodica, lo dicevamo all'inizio, secondo me sta pagando le troppe espulsioni che in questo periodo ha preso. Anche quel rigore sbagliato, la dimostrazione è un momento non del tutto positivo. Dall'altra parte, ancora una volta voglio citare Pagliardini, perché questo è un giocatore che in questa categoria non c'entra nulla. Anche in quel modo di fare quell'assist è una dimostrazione di un bel giocatore che sta in questa categoria. E poi non dimentichiamo che l'Urbania, io la ricordo come sempre una realtà che fa ottimo settore giovanile, ma che sempre lotta e quindi si salva le ultime giornate. È un ambiente abituato a questo e quindi ritengo l'Urbania una di quelle che sicuramente uscirà fuori dai play-out. Andiamo ad ascoltare i pareri dei due allenatori raccolti a fine gara, nell'ordine Fucili dell'Urbania e Mobili del Trodica. Mister Fucili, da Urbania Eugenio Gullini, come al solito, una vittoria da 8 punti. È una vittoria importante, chiaramente valgono tutte e tre punti, però in questo momento il Trodica era un pochino più avanti di noi, quindi sicuramente abbiamo sentito un po' anche la pressione di questa partita. Al primo tempo non abbiamo fatto bene, eravamo molto contratti e abbiamo avuto un'occasione noi e una loro abbastanza importante. Poi nel secondo penso che siamo venuti fuori, siamo cresciuti e quindi è una vittoria sicuramente importante. Siamo abituati a fare pagelle, però due ragazzini, Rossi Nicola e Barzotti, oggi hanno fatto veramente una grande partita. Sì, sono stati soprattutto bravi in fase difensiva a concedere poco, però dobbiamo cercare di giocare meglio, soprattutto anche nel primo tempo. Oggi nel primo tempo un po' abbiamo sofferto, nel secondo invece siamo venuti fuori. Adesso dobbiamo continuare con questa intensità e non guardare, ripeto, la classifica, ma pensare solo a fornire altre prestazioni. È un momento in cui stiamo pagando anche degli infortuni, anche in settimana ci si è infortunato il portiere proprio ieri nella rifinitura, Traversa si è fatto male. È un momento in cui dobbiamo stringere veramente i denti tutti e la coperta è corta, ma lo sappiamo. Mister, non svegliamo un segreto se dice anche l'Urbania in contropiede si esprime molto bene. La prossima partita con Ridogna, altra partita che sarà molto importante, però manca Pagliardini? Penso di sì, adesso era credo diffidato, adesso vediamo in settimana. Sì, però sono cose che possono capitare, comunque è una cosa normale. Andiamo giù a fare la prestazione, come ci siamo detti da gennaio in poi, insomma, dal ritorno, e dobbiamo continuare su quella strada. Domenica prossima sarà, se questa era una battaglia, domenica prossima sarà anche forse anche di più, qui scoppia la guerra. No, la guerra non scoppia, ma era un pedardo, comunque forse ha salutato la vittoria dell'Urbania. Dai, si porta bene. Con Mister Mobili, un Trodica, stavo dicendo in fase di commento, una delle più belle realtà viste in campo di Urbania in questo scorcio di campionato.
ma si è un pochino perso nel secondo tempo. Ma sì, sapevamo che il secondo tempo potevamo, diciamo, non tenere, anche se abbiamo preso due gol evitabilissimi sui nostri errori. Sapevamo, perché giocavamo comunque con 3-4 ragazzi, ma avevano poco clima partita, dovuto anche un po' sia squalifica l'assenza che avevamo, però come sempre non è che stiamo a piangerci addosso, abbiamo fatto una buona gara, al primo tempo secondo me dovevamo andare in vantaggio, ma purtroppo è questo il momento e dobbiamo stringere i denti in attesa di recuperare un po' tutti e avere qualche soluzione in più. Oggi, ripeto, comunque chi ha giocato penso che ha fatto una buona gara per quasi tutti i 90 minuti, anche il secondo tempo un po' psicologicamente dovuto al fatto che avevamo tanti ragazzi in campo, siamo andati in bocciù, però potevamo riaprire la partita comunque con Agostinelli qua e abbiamo avuto l'occasione nostra, l'abbiamo sfruttata e l'Urbania le ha fatte, quindi complimenti all'Urbania. Ecco, Agostinelli una grande palla gol, ma anche nel primo tempo effettivamente si poteva andare in vantaggio, c'è stato un miracolo del portiere o un errore dell'attaccante? Ma è difficile dirlo, penso che sia nella metà, penso che Polinesi li abbia colpito un po' a botta sicura, penso che sia lui che abbia preso il portiere, però comunque il portiere ha fatto il suo, ha preso anche il rigore, quindi complimenti, però ecco, noi dobbiamo continuare a lavorare e soprattutto a crederci senza abbatterci psicologicamente, perché comunque queste sconfitte rischiano di buttarci giù, però noi sicuramente lotteremo fino alla fine. Mobili aspetta tempi migliori, soprattutto a livello numerico, dall'altra parte insomma Fucili si guarda alle spalle e capisce insomma che dal suo ritorno la classifica è cambiata in maniera significativa, anche le prestazioni probabilmente. Guarda caso, mentre pensava alla partita domenica prossima, hanno già sparato un colpo, a dimostrazione che sanno che andare a Corridonia a fare risultato non sarà cosa facile, ma io credo che da quando lui sia rientrato in quello spogliatoio qualcosa è successo di positivo, perché la squadra è sempre viva, nella sua gestione, oltre ad aver fatto punti, ha fatto sempre delle ottime prestazioni, quindi mi ripeto, l'Urbania ritengo che uscirà da questa zona un po' calda, ma anche perché è abituata. Dall'altra parte credo che Mobili in questo momento abbia voglia di recuperare tutti gli 11 effettivi, però lo vedo già concentrato, virgolette, nella salvezza, con un atteggiamento da uno che deve salvarsi senza far drammi, come è giusto che sia, e credo che quella è la strada migliore poterlo fare. Andiamo a vedere il programma del prossimo turno con la grafica. Eccolo, il 22esima giornata, Tolentino Atletico Gallo, Trodica Biagio Nazaro, Pergolese Forse Empronese, Elvia Regina Grottammare, Civitanovese Monte Giorgio, Fabriano Cerreto Porto d'Ascoli, uno dei due anticipi del sabato, visto che poi il Fabriano sarà impegnato mercoledì successivo in Coppa, Corridonia Urbania, l'altro anticipo del sabato, Loreto Vigor Senigallia. Izzotti, così come abbiamo detto nelle settimane successive, ovviamente ora qualsiasi gara ha la sua valenza, ma alcune sicuramente meritano attenzione, sicuramente Fabriano Cerreto Porto d'Ascoli, ma anche insomma Civitanovese Monte Giorgio, alla luce anche poi insomma che nelle prossime ore, comunque domani o dopodomani, insomma Civitanova dovrebbe arrivare il nuovo allenatore. Sì, questo per le zone alte, ma io guardavo Corridonia Urbania e Loreto Vigor Senigallia. Che sono le ultime due. Quindi, come dicevamo, tutte le partite sono particolari, bisognerà vedere la Civitanovese con il nuovo allenatore come si comporterà. Ma la stessa partita è Elvia Regina Grottammare, una squadra che in casa fa tanti punti, un Grottammare da 8 risultati consecutivi, però non mi dispiacerebbe nemmeno andare a Trodica a vedere come il Trodica reagirà in un momento delicato contro un Abbiaggio che invece mi pare di capire che vuole puntare dritto ai playoff. È un bel campionato, mi ripeto ancora una volta, in avanti non mi voglio concentrare su una sola partita. Il cammino d'eccellenza marchigiano è bello da fare, è bello da vedere, è bello anche per me parlarne, per la prima volta mi trovo qui e ne parlo davvero con molto piacere. Piacere nostro, l'abbiamo anche analizzato nei dati che abbiamo ricordato ai nostri telespettatori all'inizio di trasmissione. Ma guarda Luca, io ti ringrazio, con te parlo bene di calcio, quindi molte mie considerazioni me le lasci esprimere liberamente e ti devo dire grazie perché sei davvero un bravo interlocutore. grazie a Domenico Izzotti. Il nostro spazio Marche d'Eccellenza finisce qui, vi ricordiamo che è già possibile sul nostro canale YouTube vedere gli highlights delle 8 gare della 21esima giornata nel torneo di eccellenza, anche sotto questo profilo insomma abbiamo oltre 50.000 visualizzazioni relativamente alle prime 20 giornate di campionato.
del torneo di eccellenza Marche. Vi ricordo ovviamente che è possibile seguire in replica questa trasmissione su Super J, canale 603 per le Marche, 634 per l'Abruzzo, domani alle 15 e domani sera alle 23.30 e lunedì su TV Centro Marche. Marche d'eccellenza invece torna domenica prossima, sempre alle 21.